un legume antico e prezioso che deve essere preservato attraverso l'impegno costante degli agricoltori custodi del seme. È l'obiettivo del Consorzio di tutela del fagiolo tondino del Tavo, il prezioso legume color avorio coltivato in 7 comuni dell'entroterra pescarese, che ha inaugurato uno spazio culturale che consente di conoscere la storia e le caratteristiche uniche dell'antico fagiolo. La custodia del seme oggi è il cardine su cui tutto si fonda e ruota relativamente alla coltivazione del tondino del Tavo. Senza il custode, che di suo per l'appunto tiene in preziosa conservazione questa perla, il tondino rischia di andare perso, così come lo è stato nel passato. Il nostro progetto è quello di far crescere il numero dei custodi da 4 a tutti gli aderenti al Consorzio di tutela del tondino del Tavo. Oggi siamo in 16, perché no, tra un anno, 100 distribuiti in tutto l'areale, in modo che questa comunità di prodotto, che oggi è stata finanziata dal GAL, diventi di fatto una comunità sul territorio. Gianluca Buccella, presidente del GAL Terre Pescaresi, oggi qui a Loreto Portino, una inaugurazione di uno spazio narrativo dedicato al fagiolo tondino del Tavo. Ma abbiamo accolto la richiesta del consorzio della comunità di prodotto del tondino di avere uno spazio dove si raccontasse la storia del legume, del fagiolo, quindi abbiamo uno spazio dove si possono, come dire, leggere le proprietà organolettiche, le caratteristiche del fagiolo, i modi di coltivarlo, di raccoglierlo, e lo abbiamo fatto anche attraverso delle foto che abbiamo incaricato il noto professionista Luciano D'Angelo di raccontarci il territorio dove il tondino viene coltivato. Il tondino del Tavo è e sarà sempre uno dei grandi ambasciatori del nostro territorio in Italia, in Europa e anche nel mondo. Il tondino è conosciuto, ma deve ovviamente essere patrocinato sempre di più dalle istituzioni, e un museo come questo, momenti celebrativi e anche convegni e fiere saranno sempre importanti per ulteriore conoscenza del tondino, anche perché si parla sempre del made in, e il tondino sicuramente è uno degli elementi più caratteristici del made in Abruzzo in questo caso.